験伝説3トライアルズオブマナ。こんにちは、benvenuti a tutti voi qui al canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui su Trials of Mana, la demo. Questa demo veramente incredibile, ragazzi. E allora, siamo giunti all'episodio 7, episodio finale per quanto riguarda questa miniserie di questa demo di Trials of Mana, che uscirà, vi ripeto, il prossimo 24 aprile. Se non la trovate in retail, la trovate sicuramente in digitale sullo store, sul PlayStation Store. E allora, andiamoci a gustare questo gran finale, questa demo targata Square Enix. Ok, bene così, ragazzi. Allora, eccoci qua dove ci siamo prente salutati nell'ultimo episodio, dove siamo bloccati. Allora, continuiamo questa avventura incredibile, questo ancora ovviamente primo capitolo di questa demo di Trials of Mana. Vediamo un po' che accade quest'oggi. C'è una demo veramente che infinita. Ecco la boss fight. Vai così. No, tacci tua. E becca di questo qua, così. Occhio, sto granchio gigante. Vediamo un po' che qua che ci abbiamo. E che caspita però, mortacci tua. Vai così. E caspiterina, non c'abbiamo più niente. Vai Angela, coraggio, non cedo una minchia di nulla. E vabbè, ma con sto raggio maledetto. Vai così. Vai Angela. Vai così. Va che manca poco a sto bastardo. In capoccia. Vai così. Sì. Vai così che abbiamo fatto fuori. Yatta. Esplodi, brutto granchio. Mamma mia, che schioppata. Vai così, 1200 punti esperienza, ottimo così. Bene così, mamma mia. Dice, ma che cos'era? Un granchio gigante. Oh, illumina, cavolo. Cavolo. Vai così, questo ci può essere molto utile. Gli può essere utile infatti in battaglia. Bene così. Telepatia grande. Sì, beh, insomma, Feri, sì, comunque telepatica. Ci sono gli elementi del mana che vivono, ok. In un mondo fatto di mana, ok. E questo è Light Stone. Ah, la pietra della luce, ottimo. Oddio, già il fatto che parli una pietra mi fa un po' strana sta cosa, però sapete, un mondo fantasy ne possono capitare di cotte e di crude, veramente incredibili. Vai così, Lumina, vai, sì. Portale del santuario, sì, ma non ti preoccupare, tranquilla. Ok, abbiamo ottenuto il potere elementale Lumina, bene così, della luce, ottimo. Vediamo un po' che accade. Sì, qua magari si è un po' rovinato durante la battaglia. Che tocca fare? Ok, Light Elemental Magic, cioè un
la luce magica elementale. Accesso a Lumina, i poteri, potevano avere accesso al potere di Lumina. You can use the light elemental magic, putting training points towards abilities from the training section. Quindi si può, premere, ci si può anche allenare premendo il tasto options. Ci sono qualche esempio di questa magia. Holy Saber, ok, da un danno di luce, una sorta di arma che ovviamente crea un danno grazie alla luce elementale. Poi, può ricoverare anche i, i punti vita, health power, points, e Holy Bolt, che comunque crea un danno magico, oserei dire forse un po' più potente. E ok, dobbiamo lasciare le caverne. Ok, c'è qualcosina qua? Sì, mi stavo dimenticando di spaccare sto vaso qua. Vai Angela, coraggio. Io la chiamo alla tedesca Angela, non so per quale motivo. Invece Angela, coraggio. Per di qua lasciamo queste caverne. Qua possiamo addirittura risalvare. Quindi proprio come nei classici giochi di ruolo giapponesi. Allora, vediamo un po'. Quindi, tocca pure anche ricombattere a questo punto, però forti ai nostri 1200 punti esperienza. E prendi questo qua così. Tu sei di livello 4. Quindi crepi prima rispetto a tutti. E prendi questo qua così. E prendi questo così. E basta con sta ascia. Ok, bene così. E andiamo per di qua. Andiamo per di qua, vediamo un po'. Che se tanto in da tanto qua risponono tutti. No, invece no, qua c'erano. Ah no, lì, sì, mi confondevo per di qua. Sta cambiando il tempo nel frammente. E prendi questo qui così. E prendi questo. E prendi questo qua, brutti pipistrelli maledetti. E crepate. E ok, bene bene, andiamo per di qua. Questo lo prendiamo di spalle. Volevo prenderlo di spalle. E prendi questo qua così. E crepa. Ok. E vediamo un po'. Oh, ecco Feri. Anzi, Ferie. Ok, ci ha teletrasportato. Ok, grandissima Ferie, grazie, ottimo. No, che caspia sono questi? Ma che vogliono? No, ma che vuole? Ma che caspita? Dice, ma che cosa stai facendo? Beast Ludgar. Dice, grazie per aver fatto fuori la barriera, la caverna. Ci hai salvato. Però loro sto fermando l'invasione di Vandel. Ecco lui il cattivo di turno, porca la miseria bastarda. No, ma dove sono andati i nostri amici, Gaudo? Caspia, buttati. Ah, così, finisce. Thank you for playing. Ok, this is the end of demo, quindi questa è la fine della demo. Possiamo trasferire i dati salvati alla versione quella finale del gioco. You continue to play the demo, quindi possiamo continuare a giocare la demo con i personaggi principali, con dei membri, con altri membri. Ok, e vedere un po' la storia come finisce. Mamma mia, bene così. E ok, eccoci qui nella schermata principale di questo Trials of Mana. Questa demo veramente incredibile, targata Square Enix. E allora, io mi sono veramente divertito, insomma, a videogiocarlo, a portarlo anche sul canale. Spero anche voi. E se anche voi vi è piaciuto questo finale di questa demo,
Ovviamente vi chiedo di arrivare a 10 like. So che ce la potete fare tranquillamente. 9 kg, 1 milione, miliardi. Ma 10 è fattibile come cosa. In più, commentate, condividete con i vostri amici. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Attivate la campanella per rimanere aggiornati in mezzo ai video e episodi su gaming giapponese. E seguitemi anche nei vari social. Se volete avere, mi potete contattare tramite i miei social, che sono pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. E infine anche sul mio blog, dove scrivo direttamente news e anche recensioni sui videogiochi che riesco a portare a termine sul mio canale. Mi trovate su WordPress scrivendo giappogamer.home.blog. Bene, per il momento è tutto. Io vi ringrazio uno a uno, vi abbraccio forte da vostro Giappogamer. È veramente tutto. Matane e ai prossimi episodi.